Queste immagini documentano l'ennesimo weekend in cui le piazze del divertimento del centro storico aretino restano in balia di sporcizia e degrado. Le imprese attorno a Piazza Risorgimento e Piazza San Jacopo tornano a mettere in luce una situazione non più sostenibile per accogliere la loro clientela, mentre la Confesercenti attende il confronto con l'amministrazione comunale previsto per il prossimo 18 ottobre. Non è cambiata la situazione, purtroppo abbiamo registrato anche domenica mattina più o meno la solita situazione che si avverte ormai in quella zona e ecco, ci dispiace perché poteva essere l'occasione invece per dimostrare magari una maggiore attenzione o qualche azione, diciamo, per migliorare la qualità urbana di quel pezzo di città, insomma, ecco. Quali saranno le istanze, i progetti che porterete sul tavolo del comune? Ma noi vorremmo portare, diciamo, un po' una richiesta intanto di maggiore attenzione, maggior sensibilità a un problema che evidentemente non si risolve da solo se non ci si mette forse le mani, come d'altra parte in genere tutti i problemi, però quello che crediamo è che servano delle azioni un po' combinate su più fronti, perché c'è un problema di pulizia, ma c'è anche un problema di attenzione, di controlli, di far rispettare le ordinanze che comunque esistono e che non crediamo proprio corretto anche dal punto di vista sociale permettere che passino così, no? In cavalleria senza che ci sia la reale percezione che forse delle regole vanno rispettate.